Mia è la nuova misura di sostegno per le famiglie che versano in condizioni di povertà e che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza. Quindi a breve dovremo fare i conti con questo nuovo nome che è stato attribuito dal governo e sicuramente ne sentiremo parlare sino al giorno in cui verrà appunto reso disponibile, quindi le famiglie che rientrano in determinati canoni che nel susseguirsi del video vi andrò ad elencare, e sicuramente è una misura che non sarà tale e quale al reddito di cittadinanza, ma anzi, come vedremo, durerà molto meno ed è previsto un importo molto inferiore rispetto al reddito di cittadinanza. Ma cosa significa MIA? MIA significa misura di inclusione attiva. Chi ne ha diritto, a quanto ammonta, per quanto tempo è possibile usufruirne? Ve lo dirò subito dopo la sigla, ma prima di mandarvi la sigla, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e soprattutto di condividere il video con i vostri amici. Ma adesso spazio alla mia sigla. So che sicuramente si aprirà un dibattito attorno a questa misura di sostegno, che non mancheranno le critiche, come non mancheranno i sostenitori alla misura. Dalla prima bozza del governo possiamo vedere dei criteri che saranno adottati in linea di massima per dare appunto un contributo a tutte quelle famiglie che versano in situazioni, di assoluta povertà. Annunciando un risparmio che va dai 2 ai 3 miliardi di euro, il nuovo sussidio avrà un importo massimo di 500 euro e un importo minimo di 375 euro, sicuramente molto meno del reddito di cittadinanza. Il nuovo sistema adotta una sorta di meccanismo che, secondo il governo, dovrebbe essere molto più efficiente rispetto al reddito di cittadinanza. Vediamo quindi chi ha diritto alla misura di sostegno MIA. Le famiglie che possono accedere al sostegno si dividono in due grandi categorie. Abbiamo da una parte le famiglie povere che hanno delle persone occupabili, ossia che sono potenzialmente in grado di lavorare, e si tratta quindi di quelle famiglie che hanno almeno all'interno una persona che va dai 18 ai 60 anni e nessun disabile minorenne o anziano. E poi ci sono le famiglie povere senza persone occupabili e sono quelle con categorie deboli, cioè hanno all'interno dei minori, dei disabili o comunque degli anziani. E come vedremo più avanti, questa distinzione è fondamentale per quantificare la misura sia la sua durata. E difatti le famiglie con non occupabili hanno diritto a un sussidio di 500 euro, mentre le famiglie con occupabili hanno diritto a un sussidio pari a 375 euro. Vediamo adesso a quanto deve ammontare il vostro ISEE affinché vi possano riconoscere la misura. Bene, l'ISEE deve essere inferiore ai 7.200 euro. Vi ricordo invece che per il reddito di cittadinanza l'ISEE era pari a 9.360 euro. Inoltre, per evitare ulteriori sanzioni da parte dell'Unione Europea, è stato modificato quel parametro previsto per il reddito di cittadinanza, secondo cui lo straniero doveva essere residente in Italia per almeno 10 anni per poter accedere al sussidio, mentre con la nuova misura MIA, lo straniero deve essere residente in Italia da almeno 5 anni. Quanto dura la MIA? Se volessimo fare un confronto con il reddito di cittadinanza, che valeva per 18 mesi, beh, la MIA dura sicuramente molto meno. E vi è una distinzione tra le famiglie con occupabili e le famiglie con persone non occupabili. Per i non occupabili la MIA durerà 18 mesi e la seconda domanda durerà 12 mesi. Per gli occupabili invece la MIA non potrà durare più di un anno. Dopo la seconda domanda, la scadenza scende a 6 mesi ed un'eventuale terza domanda potrà essere presentata solamente dopo una pausa di un anno e mezzo. Badate bene che gli importi che vi ho elencato valgono per i singoli del nucleo familiare, non come un importo unitario da dividere appunto all'interno della famiglia stessa. Cosa ulteriormente importante è che
beneficiari della MIA dovranno accettare un lavoro. Se lo rifiutano, allora il loro beneficio decadrà, ma vi è l'eccezione per gli over 60 e soprattutto vi è l'eccezione per chi ha 18 anni o poco più, che dovrà dedicarsi però in alternativa all'accettazione di un lavoro a un percorso formativo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un like. Ciao!